Buonasera. Ciao Dani, dopo una forte tracheite e tosse, mi porto avanti ancora un fastidio tipo piccolo peso alla fine della gola e sento un po' di muco, sento un peso e mi spezza la voce quando parlo. Fantastica, questo è l'irenese, questo è il linguaggio della persona, non è il medichese. La tracheite è medichese. Sento un piccolo peso alla fine della gola e sento un po' di muco. Sento un peso e mi spezza la voce quando parlo. Cosa potrebbe voler dire? Irene, come sta la tua autostima? Dammi un attimo un'idea. Seguiamo questo principio, ragazzi. Statemi dietro. Allora, Irene mi ha dato il suo, il suo concetto, ok? Irene, rispondimi, com'è la tua autostima, seriamente? Ok, nel frattempo Irene mi dice, ci sto lavorando molto e sto cercando di mettere su famiglia e vendere casa. Ok, Irene, perché ti ho detto la tua autostima? Perché la voce che si rompe, cioè qualcosa che ti blocca la voce, in genere è tipico di chi non ha il coraggio di parlare, non ha il coraggio di dire le cose in faccia, ha i rospi in gola e non li riesce a dire. Quindi tu hai un peso in gola, quindi una sorta di rospa in gola, qualcosa che non riesci a dire, proprio perché è pesante. Tu cerchi di buttarlo fuori e ti si rompe a metà e ti ritorna indietro. Comprendi, Irene? Quindi la domanda successiva è, visto che quella sull'autostima me l'hai confermata, è il qual è la cosa che non riesci a dire e a chi? Ok? Cioè, qual è il rospo in gola, il rospi in gola che ti stai tenendo? Perché appena ti leverai questi rospi in gola, ti passerà il muco, la tosse e tutto il resto. Thank you.